Ecco Presidente, una giornata importante. È importante che è il coronamento di quella che è un'attività che noi abbiamo intrapreso di concerto con i vertici del Tribunale e che prevedono la possibilità che il Tribunale, sia il civile che il penale, siano cardioprotetti. In quest'ottica abbiamo voluto realizzare quelli che era un corso per cui hanno partecipato magistrati, avvocati, cancellieri. Abbiamo noi ovviamente offerto quelli che sono i defibrillatori che oggi verranno completati come allocazione, già al civile è stato allocato, ora verrà allocato qui al penale e in quest'ottica quindi ci siamo mossi, nell'ottica ovviamente di un'educazione anche a quella che è la salute come strumento attraverso il quale appunto eventualmente intervenire laddove ce ne fosse la necessità. Ma diciamo che il compito che ci siamo prefissi è quello di portare l'avvocatura al di fuori di quelle che sono le normali aule di tribunale nel quale normalmente ci muoviamo. In quest'ottica ovviamente è necessario guardare a quelli che sono gli interessi della collettività e ridare ovviamente all'avvocato il ruolo che gli spetta. E chiaramente tutto rientra in una procedura di modernizzazione degli uffici giudiziari, rientra in un aspetto di sicurezza. Vogliamo che gli uffici siano aperti al pubblico il più possibile, che diano garanzia non soltanto sull'applicazione della giustizia, ma anche sulla sicurezza delle persone dal punto di vista legale. È un passo avanti verso la sicurezza medica e la possibilità di frequentare gli uffici giudiziari con tranquillità. Ecco Presidente, defibrillatore più bandiere, ecco la dona, questa apparecchiatura che tra l'altro è molto utile. Buongiorno intanto, e io in questa occasione non posso che ancora una volta ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi per la sensibilità, la vicinanza al Palazzo di Giustizia, perché si tratta anche il defibrillatore, chiaramente è una donazione che riguarda anche gli utenti della giustizia. Dicevo, ringraziare per questa collaborazione che c'è sempre stata e che non viene mai meno. Quindi onestamente non posso che appunto ringraziare. Grazie.